Buonasera, bentrovati. Allora, cominciamo stasera questo appuntamento di stasera con e chiudiamo questa settimana. Benvenuto a Rosario Bruno. Buonasera e Buonasera, benvenuta a Andrea Mezzogiorno. buonasera. Buonasera. Andiamo a iniziare subito. Da dove cominciamo? Intanto Dal complimenti, presidente. presidente della Confcommercio, ufficializzato lunedì scorso, giorno 20, tutto a posto col nuovo direttivo. Qual è l'ebbrezza che si prova ad essere riconfermato per il secondo quadriennio da L'ebbrezza, presidente? no? E beh, certo, qualcuno credo che... Com'è? No, continuo, comunque a qualcuno credo che... No, voglio dire, sai, nella vita c'è gente che persegue, non è il tuo caso, che persegue con una forma accentuata di arrivismo per coprire ruoli pubblici, istituzionali, e ne fa quasi se ne fa una malattia, diciamo. Non è il tuo caso, fatto in premessa, e conoscendoti ribadisco questo. No, ma io indubbiamente sono più che soddisfatto della riconferma per una serie, diciamo, di aspetti molteplici. Riguardo in primis, credo l'ho già accennato la settimana scorsa quando ci siamo visti in Beccati questo al volo. Studio per pochi minuti, ma sostanzialmente per dare la notizia, ma non credo e ribadisco che prima di questo secondo mandato e quindi della mia riconferma ci sia stato un precedente in Confcommercio a Caltagirone. E di conseguenza non posso che essere contento, Soddisfatto. soddisfatto di questa, diciamo, di questo risultato. Mi preme sottolineare, rispetto a cosa accennavi, a quello che accennavi tu riguardo Ma quella è una considerazione così, quelle dai. considerazioni così, ma Ma non era neanche meditata, è stata così, d'amblé. No, non ci fare cose. Parliamo invece del tuo programma, brevissimamente, della No, ma Confcommercio. voglio sottolineare una cosa che io ritengo che sia fondamentale, che nella rappresentanza di una categoria, il rappresentante di questa categoria deve avere uno stretto rapporto con il mondo che È chiaro rappresenta. questo. Non può esserci, una rappresentanza se non si condividono o non si fa lo stesso mestiere. Quindi, quando capita che in rappresentanza come, tra virgolette, contentino, politico o amicale, alcune volte si intravede un ruolo a una persona che possibilmente ha tutte le qualità, tutte le caratteristiche, probabilmente anche eccellenti, ma se non ha mai fatto quel lavoro e quel mestiere, credo che possa dare poche risposte alla categoria che rappresenta. Il mio programma vedrà, intanto oggi ho mandato la convocazione per il primo direttivo che sarà il 31, Ottobre. il 31 ottobre, il 31 di questo mese, e dove ci saranno, insomma, metteremo a punto le linee guida, diciamo, e con il coinvolgimento di tutti i componenti del direttivo, dove ognuno di loro avrà sicuramente lo spazio per potersi occupare di alcune cose specifiche, di alcune branche specifiche, quindi cercheremo di organizzare al meglio questo aspetto. Nel programma c'è anche una attenzione importante, l'abbiamo già accennato nella nota stampa che mandammo e che è stata, credo, l'inizio di questa settimana, presente Divulgato. divulgato sulla Sicilia. Una cosa importante è la riorganizzazione degli uffici, nel senso che laddove c'è qualche area di miglioramento, qualche situazione che va sistemata per dare risposte sempre più puntuali e soprattutto mettere a conoscenza nel migliore dei modi agli associati quei
tanti e tantissimi prodotti di convenzione che fanno, vi assicuro, che fanno risparmiare un bel po' di quattrini ai soci, se ovviamente loro stessi sono per prime consapevoli di quello che il mondo di Confcommercio offre. Le cose da fare sono tante, chiederemo a breve degli incontri con l'amministrazione. C'è il signor Pappalardo? No. Il signor Pappalardo, diciamo, fece un'apparizione tu sorridi, ma quella fu una caduta di stile da parte di qualcuno, ma comunque diciamo che in ogni caso chiederemo a breve degli incontri su diversi temi molto molto importanti. Peraltro noi abbiamo la fortuna di avere a Caltagirone un ufficio commercio che posso dire per esperienza personale molto qualificato, quindi i nostri interlocutori dal punto di vista tecnico sono funzionari del comune, impiegati e dirigenti che conoscono bene la materia e per cui da questo punto di vista per noi è anche motivo di vantaggio, nel senso che entriamo subito nel tema, entreremo su tutta una serie di cose dove l'amministrazione deve darci delle risposte, seppur nella nota stampa abbiamo inserito che uno dei problemi che affronteremo per primo è quello della ormai vicenda delle strisce blu, che è saltata, come sappiamo, la mezz'ora, non è più possibile parcheggiare solo per un certo lasso di tempo, ma devi parcheggiare minimo per un'ora, e questo ritengo che sia una cosa assolutamente sbagliata, da cambiare, che non torna utile neanche alla società che gestisce, perché provoca paradossalmente l'effetto contrario: non incassi di più, ma incasserai sicuramente di meno, perché la gente non sarà disposta, ci sono molte lamentele da questo punto di vista, ma i temi sono tanti, c'è una, peraltro la legge regionale prevede che il comune ha facoltà, dopo uno studio fatto dai propri uffici, a intervenire laddove ci sono delle tipologie di attività, in particolare per esempio che hanno una superficie complessiva che va al di là di quello che il territorio stesso può esprimere. Certo. In passato ci sono state di diverse fasi dove la liberalizzazione ci ha portato a non avere più questo tipo di interlocuzione, però va sottolineato che la legge regionale prevede in alcuni articoli questa possibilità di monitorare eventuali discrepanze che vengono fuori da aperture di migliaia e migliaia di metri quadrati, se non sono più sopportate dalla domanda. E quindi in un periodo come questo anche l'attenzione a ciò che ci consente la legge regionale va portata intanto a conoscenza della pubblica opinione, e poi va portata nei tavoli tecnici adeguati, e sperando di arrivare a una determinazione. Mi auguro che non succeda come è successo quest'estate, che dopo una fitta interlocuzione con l'assessore al ramo, con l'ingegnere Egidio Sinatra, disponibilissimo a raccogliere le istanze degli associati, non solo degli associati, ma di tutto il mondo della ristorazione e dei lounge bar e tutta questa area di attività volte alla somministrazione di alimenti e bevande, per esercitare musiche non solo dal vivo, ma attività musicali che rendono, soprattutto nella fase estiva, la città un attimino un po' meno mortorio del solito,
si era cercata questa, fortemente questa interlocuzione e si era divenuti a una soluzione che era quella di spostare il limite dalla mezzanotte alla una di notte. Rosario, scusa se ti interrompo, prego. Però questa problematica della Confcommercio, magari se tu ritieni, lo possiamo fare in uno speciale preciso, ecco, sì, anche sì, con alcuni volevo elementi. Solo concludere, mi auguro soltanto che nei prossimi giorni, quando andremo di nuovo a interloquire, non si faccia nuovamente da parte dell'amministrazione la nota stampa dove si dice che è stato raggiunto questo obiettivo e poi possibilmente la smentita, perché questo obiettivo in realtà non è stato raggiunto. Quindi, succedono anche queste cose. Succede anche di questo. Andrea, andiamo. Cosa ci racconti questa settimana? Consiglio non ce n'è stato? No, il consiglio c'è stato. Non ero presente io. Vabbè, ma giustificato perché... Ma non ti devi giustificare. No, mi trovavo presso la sede della Confcommercio. Ho seguito le elezioni del nostro presidente Rosario Bruno, che va il mio, diciamo, in bocca al lupo, è un buon lavoro, perché ho notato che è una persona molto apprezzata da tantissimi titolari di negozi, commercianti, quindi effettivamente c'è bisogno di punti di riferimento in città, c'è molto bisogno di punti di riferimento, anche perché in questo momento particolare i commercianti vivono una situazione difficile, una crisi proprio che li sta strangolando, quindi è giusto che Rosario continui nel lavoro, nel buon lavoro già fatto nel quadriere. Quindi, andiamo al nostro. Niente, questa sera volevo approfondire, cioè, diciamo, per linee, diciamo così, in generale, la questione dell'igiene pubblica, la questione della raccolta dei rifiuti, del decoro urbano. È un argomento molto delicato, però purtroppo ci troviamo qui a parlare di questo argomento perché la città continua a soffrire questa situazione. Io mi trovavo ieri o l'altro ieri in piazza e c'era una comitiva di giapponesi e vedevo che erano molto entusiasti a fotografare la scala la nostra scala famosa, però vedevo che la scala invece c'erano tanti cicli di sigarette sporca, cioè onestamente una città turistica non merita, la nostra città non merita di presentare il nostro monumento principale ai turisti, che vengono turisti da tutto il mondo, attenzione, perché ci sono delle agenzie che passano, c'è il passaggio da Caltagirone a Piazza Armerina. Da lì l'idea, e mi sono posto delle domande, ma tra l'altro sono domande che ci poniamo tantissime anche sui social network, cioè ormai su social network passano foto di tutto, perché c'è una situazione ambientale caltagironese molto precaria e ai limiti, proprio ai limiti della sopportazione. E noi siamo usciti da un'emergenza ambientale nel 2012, dove addirittura non c'era una raccolta continua giornaliera, poi ci siamo tranquillizzati perché finalmente è arrivata la ditta Dasti, che ha iniziato il servizio di raccolta rifiuti, e tutto sommato un po' ci siamo tranquillizzati, sperando di riprendere, diciamo, quell'abitudine che avevamo qualche anno prima della raccolta differenziata, di avere una città pulita, ospitale. Però in realtà quest'anno invece sono coincise diverse situazioni. Innanzitutto a marzo c'è stata, diciamo, la nuova giunta. E allora io mi sono chiesto, facciamo una verifica della nuova giunta, in particolare dell'assessorato all'ecologia, che è rappresentato dall'assessore Roberto Gravina, che è un assessore sempre presente in Consiglio Comunale, che risponde a tutto, dà risposte per tutto, si assume anche delle responsabilità pubbliche. Io ho segnato anche tutto ciò che lui ha detto e vediamo, verifichiamo insieme anche con i cittadini se effettivamente l'ha fatto o no. Però ritornando al discorso della raccolta dei rifiuti, non possiamo non evidenziare qui, e non posso non evidenziare qui, che ci sono delle problematiche ormai visive che durano da tantissimi mesi. Partiamo dai rifiuti ingombranti. Ci sono diverse zone della città con ormai montagne di rifiuti ingombranti. C'è qualche immagine freschissima di oggi? La regia li mette in onda. Abbiamo anche il problema, e questo lo
senza attenzione e senza, diciamo, suscitare le sensibilità di qualcuno. Abbiamo anche un particolare problema. Abbiamo gli ospiti del CARA, mi dicono così, salgono giornalmente muniti di biciclette e con contenitori, che rovistano praticamente tutti diversi contenitori, e anche lì creano dei problemi, perché prendono borsette e li buttano a terra. Cioè, ogni giorno c'è questa situazione. C'è anche ci sono gli appositi contenitori degli indumenti, quelli vengono rovistati, lasciati lì per terra. Cioè, noi abbiamo un degrado visivo ambientale che potrebbe creare danni anche dal punto di vista igienico, sia per l'operatore che andrà a fare il servizio, ma anche per coloro che passano, si avvicinano al contenitore stesso. Allora io mi sono posto delle domande: ma perché questo? Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Mancano i soldi, non c'è personale, non ci sono mezzi. Cioè, mi sono posto queste domande: da dove arriva questo problema? Perché la città è infestata di erba? Perché? Perché la città, sono andato a vedere in tutte le aiuole della città, in tutti i quartieri ci sono le aiuole lasciate così, senza, diciamo, senza cure, con erbe ormai ai limiti. E qua stiamo vedendo delle immagini. Allora mi sono posto queste domande, ma devo dire che anche tanti cittadini si chiedono giornalmente: perché questo? Perché una città nel 2014, un'amministrazione, non riesce a contenere questo degrado? Dico, sono state emanate delle leggi, sono stati emanati dei piani di gestione da rispettare, c'è un'attenzione, se vediamo, vogliamo vedere anche il futuro, c'è la differenziata, c'è il risparmio, c'è nuove tecnologie, e ancora noi nel 2014 dobbiamo vedere queste situazioni di degrado, montagne. Ma Dio, ma perché? E allora io mi sono chiesto, dico, allora punto uno, forse la città, cioè forse da un punto di vista di tassazione noi paghiamo di meno rispetto ad altre città? Anzi. No. No, per un paragone addirittura paghiamo qualcosina in più, perché la TARSU, per quanto riguarda i comuni dissestati, copre il costo del servizio al 100% del costo. E noi lo paghiamo invece a quanto? Al 100%. Poi ci sono dei calcoli fatti che arriviamo 107%. A 102, 105, poi, 107%. Poi è da capire, ma io questo poi lo dirò dopo, mi riservo di fare i calcoli giusti, perché ho dei dati. Alla fine del 2014, quanto effettivamente è stato il costo reale e quanto in realtà noi siamo intervenuti con la tassazione. Comunque, lasciamo perdere un discorso così contato. Il costo della raccolta totale prevista in bilancio al 100% è di 6.400.000 euro circa, pagati a copertura al 100%. Sono andato a verificare anche quanto costava il servizio negli anni precedenti, e in giù di lì siamo, no? Non è che cambia qualcosa, tranne la parte che era legata al calat ambiente. Allora mi sono chiesto, ma dov'è sta differenza? Sono andato a verificare il piano di gestione dell'ufficio tecnico. Ma devo dire che rispetto agli anni passati non c'è nessuna differenza. Allora, gli operatori sono lo stesso numero, addirittura sono aumentati di una unità, da 68, 69, addirittura 70, addirittura. Quindi non c'è un problema di operatori. Conosco la maggior parte degli operatori, sono tutte persone che lavorano, persone che si impegnano e che amano la propria città, e quindi si impegnano a prescindere, diciamo, dal discorso lavorativo. Sono andato a verificare il piano di servizio fatto dall'ufficio tecnico, ma è perfetto, cioè prevede tutto, tranne una parte che è la più importante, tranne quella della promozione della raccolta differenziata, della sensibilizzazione. Cioè, questa parte, cioè, soltanto relativamente al servizio di raccolta, cioè la ditta non svolge questo tipo di servizio di sensibilizzare, di promozionare, di avere, diciamo, magari un ritorno promuovendo la differenziata. Poi della differenziata ne parliamo dopo. Per esempio, io qua mi rivolgo anche ai cittadini, anche perché abbiamo, fermo restando che sono stati messi dei contenitori, a mio avviso forse un numero inferiore, perché stranamente ogni volta
noi questi contenitori si riempiono subito. Quindi, che cosa significa? O che il numero dei contenitori è insufficiente. Molti sono stati rimossi. O che sono stati rimossi. Nei mesi scorsi. Sì. Tra l'altro, noi questi contenitori nel bando noi li abbiamo pagato, pur essendo proprietari dei contenitori in acciaio previsti a norma. Tra l'altro, questi contenitori non rispettano la normativa, lo standard di qualità diciamo, del servizio, perché rimangono sempre aperti, non c'è una chiusura automatica. Quindi noi ci troveremo sempre animali dentro che rovistano, cioè tutta questa situazione qua. Allora io poi dico: ma perché la città è sporca, perché non viene lavata? No, invece è previsto. È previsto il lavaggio dei cassonetti, di tutti i cassonetti, 16 lavaggi annuali, addirittura lavaggio interno ed esterno con trattamento enzimatico, è prevista la raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio, con numero verde addirittura, raccolta di rifiuti RAEE, cioè apparecchiature elettriche, è previsto anche la manutenzione dei cassonetti, la disinfestazione e il recupero delle carcasse animali morte di piccola taglia, cioè, e poi addirittura è la cosa più, non so, io mi rivolgo anche ai telespettatori, magari io non l'ho visto realmente alcuni di questi servizi: spazzamento manuale e lavaggio delle vie e delle piazze per 20 km al giorno per 6 giorni, spazzamento meccanizzato con lavaggio delle vie e delle piazze, cioè l'ufficio tecnico ha preparato un piano che ho verificato che è ottimo, diciamo. Ma l'appalto prevede questo? Sì, l'appalto prevede questo. Cioè la ditta che la si è assunto che si l'onere, la ditta ha sottoscritto di espletare tutti questi servizi. Ora, ma mi pare che è sotto gli occhi di tutti che questo servizio ora, non è realizzato. Ci sono degli aspetti. Allora, lasciamo stare il problema della crescita dell'erba, perché forse un'amministrazione seria avrebbe previsto la crescita dell'erba in tutti i posti, in tutte le strade della città. Ma lo sai perché non è stata fatta la scerbatura? Guarda, me sono sicuro, non è stata fatta perché si è affidata ai cantieri di servizio, dove alcuni dei progetti dei cantieri di servizio prevedono proprio la scerbatura e la pulizia di aria verde, eccetera, eccetera. Quando quindi per affidarci a questo abbiamo lasciato in abbandono una città, perché qua se c'è qualcuno dell'amministrazione che può dire che tutte le strade sono pulite dalla scerbatura o sono senza erbacce, venga qui, lo dica direttamente o mi smentisca direttamente, o l'assessore Gravina, visto che interviene, visto che è molto presente, smentisca questo di qua. Adesso ultimamente alle strette ho scoperto che è stata fatta una delibera per la scerbatura della città, ora dopo che l'erba ormai è diventata una montagna, ora, ma è possibile che si arriva al limite della sopportazione, dell'igiene? Non parliamo poi della disinfestazione, che è previsto anche qua. Lo sai che cosa non è previsto qua? Che l'ho confrontato con quello di prima? La derattizzazione, ma la disinfestazione è prevista. La disinfestazione deve essere fatta 6 interventi annui di disinfestazione, 6, e potevano farlo. La disinfestazione significa per evitare la crescita di larve, di animali. Ci troviamo una città con zanzare, ci troviamo una città praticamente con qualsiasi tipo di insetto, perché sicuramente la disinfestazione non è stata fatta a regola d'arte e puntuale. Qua ci sono addirittura degli studi per mantenere le città igienicamente. Abbiamo rischiato e rischiano anche gli operatori. Questo è il problema. Ora, un'amministrazione paga regolarmente questa ditta. Abbiamo fatto una gara d'appalto. Ci ha chiesto a noi cittadini di coprire al 100% il servizio. Non capiamo perché, per esempio, non è stata la derattizzazione. Perché non è stata messa la derattizzazione? E non è stata fatta. La derattizzazione non è stata fatta mettendo a rischio tante famiglie, tante strutture, tanti posti. E da un comunicato stampa addirittura dice: ad agosto, a luglio è stata fatta la derattizzazione. La derattizzazione si fa a marzo, ad aprile, e poi si conclude praticamente ad agosto e eventualmente si riprende a settembre. Noi prossimo anno ci troveremo una moltiplicazione di topi, ecco, lo voglio dire, una moltiplicazione di topi, perché non è stata fatta bene quest'anno. Sono degli aspetti particolari che l'amministrazione non ha visto. Quindi abbiamo una ditta che esegue il lavoro, ma io lo posso capire che la ditta esegue il lavoro, perché nel momento in cui ha vinto una gara d'appalto a settembre per 3 mesi, chiaramente ha fatto un investimento per 3 mesi,
Poi cosa è successo? Siccome là il discorso della SRR, della società che dovrebbe gestire e dare in appalto per i 15 comuni, ancora non è stata costituita, si è prorogata, e quindi questa ditta, da una ditta che aveva, diciamo, soltanto 3 mesi per tamponare, si è trovata delle proroghe, e a tutt'oggi è stata fatta una proroga sino al 30 novembre. Quindi noi abbiamo dato un servizio in proroga, e una ditta che giustamente non ha investito con mezzi, perché qua per la pulizia, per il lavaggio delle strade, io, se c'è qualcuno che ha visto il lavaggio spesso delle strade continuo, lo dica, manda un messaggio, me lo faccia sapere, perché il capitolato, il piano di servizio dell'ufficio tecnico lo prevede. Quindi a questo punto qua due sono le cose: o parte del servizio non viene pagato, o il monitoraggio da parte degli standard di qualità del servizio non è stato fatto da parte dell'amministrazione, o qua c'è qualcosa che non funziona, perché il piano di servizio prevede tutto, quindi prevedeva tutti questi servizi, ripeto, tranne la deratizzazione e la scerbatura, che addirittura poi la ditta poi ha messo in conto anche la scerbatura attraverso un operatore, ma un operatore, la scerbatura di tutto il territorio è difficile, quindi è impossibile. Allora cosa può essere successo? Cosa è successo? Rosario Bruno, vediamo se c'ha la risposta. No, ma io non ho una risposta. Probabilmente si può fare anche affidamento al fatto che, cambiando stagione, poi l'erba secca. Cioè, non è da ridere. Cioè, tu non togli l'erba a marzo, ad aprile, a maggio, a giugno, quando è nel pieno, diciamo, splendore. Perché poi pensi che dovrà appassire. Ma poi, no, pensi. Succede, giusto, certo, rimane sempre il cespuglio. Nel frattempo c'è la formazione, giusto, di animali, vabbè, questo poi è normale. Per il fatto del topo, la vicenda del topo è molto preoccupante, perché i topi sono degli animali che hanno un'alta, diciamo, trasmissione. No, a parte la trasmissione, la leptospirosi e quant'altro, ma no, il topo prolifica in maniera esponenziale. Come no? Cioè, tra... Quindi la preoccupazione di Andrea, vero? Sì, certo, perché normalmente diciamo che la gestazione prevede circa 18-20 allievi, candidati topi, diciamo, per la città. I 20 candidati nel giro poi di qualche mese sono in grado di farne, di produrne altri. Quindi il topo è... A marzo proprio con due tipologie di... Tipo le due, marzo per colpire eventualmente la certo, piccolini, certo, diciamo, e la parte poi di adulticidi si chiamano poi. Sì, infatti, siccome soprattutto la primavera poi è il momento importante dove, insomma, normalmente gli animali si combinano, eccetera. Per quanto riguarda l'aspetto che dicevi tu, che questo riguarda anche i negozi, ecco perché. Noi abbiamo assistito nelle ultime settimane, di questa tarda, diciamo, lunga estate, questa coda dell'estate, perché gli effetti di una cattiva, diciamola così, disinvestazione o mancata disinvestazione nei momenti ripetuta, nei momenti giusti, dovuta a queste proroghe, dovuta, non lo so, a qualsiasi altro motivo, eccetera, cosa ha prodotto? Ci sono state delle giornate in particolare che sembrava di essere in un film di Hitchcock. Tu ricordi il film di Hitchcock, gli uccelli, che erano in molti negozi dove erano nelle vicinanze di stazioni, diciamo, di raccolta rifiuti, quindi di cassonetti, eccetera, succedeva che a un certo punto la sera si riempivano le vetrine in maniera proprio a tappeto di insetti che dovrebbero essere tipo le blatte piccoline, cioè, che è ancora di poche settimane. Quindi appena, diciamo, questa condizione del tempo, di questo mix tra umidità, caldo, diciamo, che va oltre certi periodi, ha fatto sì che ci siano state queste manifestazioni
proprio particolari, eccezionali. Qualcuno mi dirà, dice, ma gli altri anni non c'erano? No. Non c'erano. No. O quantomeno c'era, diciamo, qualche avvisaglia, c'erano delle presenze, come dire, alcune volte anche un po' più del solito, ma non queste coperture a tappeto impressionanti. Però voglio dire, per non perderci molto, se, come ha detto Andrea a Mezzogiorno, il capitolato d'appalto per la gestione dei rifiuti prevede la pulizia, la disinfestazione, tutti questi servizi, oggi ci si chiede, è fatto bene. Benissimo, perfetto. Allora, due sono le cose: o la ditta non è in grado di assolvere agli impegni assunti, o di contro l'amministrazione non è in grado di fare rispettare il capitolato d'appalto. Perché un fatto è certo, e credo che sia sotto gli occhi di tutti, Rosario e Andrea, che la città è una discarica a cielo aperto. Le immagini che avete visto, e se la regia le rimanda di nuovo, sono immagini del pomeriggio. Materassi, elettrodomestici, quindi vuol dire qui che non c'è più la raccolta a domicilio dei rifiuti straordinari, non c'è più il servizio del numero verde. Noi eravamo abituati a queste cose c'erano. Noi ci si scandalizzava quando ad agosto un divano, la discesa del Santissimo Salvatore, ci fu trovato un divano e fu un caso. Fotografie sui giornali e quant'altro. Oggi queste sono le immagini. È possibile. I materassi sono dovunque. Fammi finire perché altrimenti ci stiamo arrovellando praticamente sullo stesso luogo. È sotto gli occhi di tutti i cittadini che la città è sporca, non è curata e quindi è soggetta praticamente a topi, a blatte, a tutto quello che c'è. Mi sorprende. Che oggi si parla, oggi, di malattie che possono portare gli immigrati, quando in effetti i focolai di certe malattie li coltiviamo nei nostri angoli, nel nostro conferimento di rifiuti, li coltiviamo nei nostri terreni, nella nostra città. Non so se è chiaro. Cioè, oggi si chiede un consiglio straordinario per prevenire l'Ebola. Oggi si chiede un consiglio straordinario per prevenire le malattie che possono portare gli immigrati che arrivano in città. Ma guardiamoci vicino, guardiamo dentro casa nostra, guardiamo queste immagini, le ultime. Queste sono pericolose, a maggior ragione che poi ci sono gli immigrati che ci vanno a rovistare. Queste sono di oggi pomeriggio, il Largo Vallone. Diventa un mix esplosivo. E ma è chiaro questo? È inutile che chiediamo ai consiglieri comunali un consiglio straordinario per prevenire l'Ebola. È una fesseria di quella gigantesca, naturalmente, no? Perché basta che ci vuole un infettologo che venga a spiegare come arriva l'Ebola. Non può arrivare così, giusto? Ma queste immagini, il degrado della città descritta da Andrea e da Rosario ci deve preoccupare. Ma questo è un argomento che i cittadini ormai vivono quotidianamente, lo verificano sotto casa. Quindi come si esce di questo? Due abbiamo detto sono le cose. Il capitolato è questo: o la ditta non assolve ai propri compiti. Non c'è un monitoraggio. Scusa, il monitoraggio è sotto gli occhi di tutti. Andrea, è sotto gli occhi di tutti. Tu ci hai portato il capitolato, ci hai detto che la ditta dovrebbe assolvere tutti questi adempimenti. Io ero convinto che mancavano dei servizi. E sotto gli occhi di tutti la città, ora stasera Andrea Mezzogiorno li ha elencati, noi li abbiamo fatti vedere in video, che questi adempimenti non sono realizzati. A chi compete farli realizzare? E perché non sono realizzati? Alla pubblica amministrazione? All'assessorato competente? La risposta ce la diamo? Ma certamente il responsabile è l'assessore e quindi il sindaco, cioè il sindaco nella qualità del responsabile, il primo cittadino, che questa condizione, ma anche lui stesso non ha dato una risposta a questo problema. L'unica cosa
Ma non lo so che ci sono, cioè l'assessore Gravina, sì, stiamo vedendo con cara attenzione per quanto riguarda i rifiuti in compliance, cioè, ma qua non è possibile che dobbiamo ascoltare ancora dei discorsi fatti dall'assessore Gravina. Adesso vi elenco tutta una serie di cose che ha detto l'assessore Gravina e che non si sono realizzate. No, nel senso che se è vero come è vero che praticamente c'è stata una gara d'appalto che prevedeva un piano di servizio ottimo, se è vero come è vero che la direttizzazione non era completa, perché non è stata fatta un piano a parte per la direttizzazione? Questa è la prima domanda. Perché non è stato fatto un piano di scerbatura dell'erba? Questa me la sono data io la risposta, perché vi ho spiegato che sicuramente l'amministrazione in pompa magna aveva detto che stavano iniziando i cantieri a maggio, che era il periodo per fare la scerbatura, e quindi siccome il cantiere di servizio prevedono pulizia delle caditoie stradali, pulizia del centro storico, pulizia e cura degli edifici e delle aree scolastiche, scerbature aeree urbane, scerbature aeree extraurbane, cioè era previsto tutto questo, quindi loro si sono affidati a questo, lasciando una città, non hanno, poi non, vedendo che poi è stato rinviato il tutto con i cantieri, perché non sono intervenuti? Ora scopriamo che è stata fatta una delibera, ora, della scerbatura. Vi leggo l'elenco delle cose che ha detto anche l'assessore Gravina, è così, diciamo, che personaggio veloce. È veloce, lo so, capisci no, lo capisco per l'argomento, perché no, non voglio parlare della differenziata, perché l'amministrazione aveva promesso grandi numeri sulla differenziata. Ma noi differenziata, a Caltagirone ma... ci ha abituato. No, perché noi paghiamo il conferimento, paghiamo il 30% in più, il 30% del costo totale, paghiamo il 30% per quanto riguarda facciamo il conferimento. Facciamo le elencazioni degli annunci. Dell'assessore Gravina, l'assessore che risponde a tutto, e in particolare lui in qualità di lui è responsabile. Vabbè, è responsabile. Diciamo, non è personale, dai, assolutamente. No, perché non è possibile che qua ogni volta poi sembriamo contro, ma qua non c'è niente di contro, qui è una città, è evidente che è sotto gli occhi di tutti, non c'è. Dai, quindi a questo punto con forza dico che è responsabile. Allora, Villaggio Musicisti, sono andato là a vedere, c'è il problema del campetto e della pulizia straordinaria. Dice che erano intervenuti, io sono andato là a vedere, ho visto tutte le aiuole, ancora senza affatto, sono così abbandonate a tutto. Il campetto non c'è rete, non c'è niente, non so. Quindi se questo quello... l'assessore aveva garantito aveva che era stato fatto. Per quanto riguarda le strisce blu, aveva detto che già l'ufficio tecnico aveva predisposto un piano per fare tutte le strisce bianche e le strisce pedonali per tutta la città. Avete visto strisce bianche fatte, strisce pedonali? Quelle bianche. Strisce pedonali, strisce bianche, corsie. La segnalete orizzontale, se no, l'avete visto? No, non è stata fatta. Abbiamo aspettato anche la TASI, dico, per essere buoni, abbiamo aspettato anche il tempo della... Certo, abbiamo il tempo ancora. Il 16 ottobre. No, ho visto che c'è qualche ditta che sta tappando qualche buca, poi ci verranno a fare un articolo. No, perché ti devo dire, no, ti devo dire anche questo, perché l'assessore Gravina, quando fa qualcosa di positivo, fa fare l'articolo della Sicilia, ha fatto fare due articoli, ha tolto i rami in una via e poi un'altra cosa è che aveva pulito un quartiere, una richiesta, cioè qua si va per richiesta pubblica. Allora io le chiedo che la città ha bisogno di una pulita generale, lo faccio, visto che lui ogni volta ci sono interventi pubblici interviene. Andiamo. E lo scrive sul giornale. Il discorso delle strisce blu, tanti interventi da parte dei consiglieri per verificare con la ditta perché questo aumento, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo qualcosa. Io stamattina ho pagato sino a stamattina 0,72, ma a prescindere del costo, noi non sappiamo come è andato a finire questo incontro, c'è stato o non c'è stato, perché addirittura si parlava di diffida, di intavolare una controversia. Sappiamo qualcosa, se qualcuno sa qualcosa, un messaggio ce lo faccia sapere. Per il discorso della scerbatura, il 31 ottobre. Per quanto riguarda la scerbatura, queste sono dichiarazioni, attenzione, sono dichiarazioni pubbliche in consiglio, no dichiarazioni fatte in televisione o no, pubbliche in un'assise cittadina. Per quanto riguarda la scerbatura e la pulizia straordinaria della città, aveva programmato un programma fittissimo di interventi anche nelle zone periferiche, cioè era già stato programmato e già stavano iniziando. Avete visto se è stato fatto attuato questo programma? Qualcuno me lo dica se è stato fatto, io posso anche rettificare. Dichiarazione pubblica in Consiglio Comunale, ha dichiarato, è stato programmato un programma fittissimo di interventi anche nelle zone periferiche, in tutta la città. Io non ho visto niente, infatti ora hanno fatto la delibera per la scerbatura, 25.000 euro tra l'altro, si sono trovati questi 25.000 euro. Derattizzazione, non parliamo, già ne abbiamo parlato. Piano di controllo.
Aveva detto che dovevano nominare degli ispettori ambientali, delle persone, diciamo dei cittadini. Beh, no, io veramente come ispettore di controllo non ho visto nessuno, quindi aspettiamo anche questo. Per quanto riguarda i vigili urbani, doveva essere presentata una mozione di indirizzo per il personale comune con mansione di vigile. Non ho visto presentata questa mozione, perché l'hanno presentata lunedì scorso e io non ero presente. Comunque nessuna mozione è stata presentata per creare delle figure nuove di vigili urbani. Queste sono tutte dichiarazioni pubbliche, cioè sono tutte delle dichiarazioni pubbliche che hanno il sapore delle prese in giro. Raccolta differenziata. Questa è stata la, ecco, lo posso dire pubblicamente, perché è ancora un'altra dichiarazione. Un'altra dichiarazione. È stata la balla più grossa, la raccolta differenziata, che dichiarò, io ero presente, me lo ricordo, dichiarò che c'era una fattiva collaborazione di tante associazioni per la promozione e sensibilizzazione della differenziata e che già Caltagirone si trovava al 27%. Questa è stata una dichiarazione pubblica, ufficiale, durante il Consiglio Comunale. 27%. Bene. La, scusa, lo dice di nuovo 27, però non... 27% di differenziata. Dice in un modo incredibile. No. Lo vuoi dire tu? No, no, io non sono... Replica. No, dai, sei capace. Bene. No, no, io te lo direi molto. Questa dichiarazione ha fatto, diciamo, scattare le reazioni del Movimento 5 Stelle, che in realtà ha smentito pubblicamente con un comunicato stampa le dichiarazioni dell'assessore, che in realtà si è raggiunto solo il picco massimo marzo-aprile 2014 con il 21%, ma in realtà siamo al 14%, non solo, si era creato un piano di lavoro con delle associazioni, beh, una delle associazioni importanti si è ritirata da questa, diciamo, attività, che è il Circolo Rifiuti Zero, che è un'associazione importante che ha tentato di dare un contributo per quanto riguarda la differenziata e l'attività di gestione del servizio di raccolta rifiuti. Quindi è stato smentito, non sono io che lo sto smentendo, è stato smentito pubblicamente da sotto gli quindi a questo punto qua, siccome il Movimento 5 Stelle ha chiesto pubblicamente le dimissioni dell'assessore perché ha fallito nel suo compito principale, nell'amministrare la città, nel salvaguardare l'igiene pubblica, il decoro della città, nel salvaguardare noi cittadini. Abbiamo pagato, siamo stati tassati con la tassa a copertura del 100%, merita a questo punto, come dicono e come chiedono anche quelli del Movimento 5 Stelle, e io concordo, le dimissioni. Faccio un passo indietro perché si è dimostrato incapace e non è in grado di assolvere al suo compito istituzionale, perché non è possibile che si improvvisi nella gestione e nell'amministrazione di una città. Qua si rischiano anche malattie. C'è la foto? La foto, e chiudiamo, la foto presa dal prima di chiudere vuoi mandare a fare dire una cosa? Sì. Che cos'è sta cosa? Niente, Comune di Caltagirone, questa è la foto che ho preso dal sito del profilo del Movimento 5 Stelle, Comune di Caltagirone, Assessorato Ecologia Protection, presentano Roberto Gravina in Il Cazzaro Nero. Scusami se ti correggo, è Production. Production, scusa. Sì, Production. Poi è finito? Quindi è stato definito il Cazzaro Nero. Vabbè. Per tutte queste balle che ha. Posso dire una cosa? C'è un SMS oppure l'SMS? No, no. Intanto spezzo una lancia a favore di Roberto come persona, non nella qualità di cose, dopo le cose che tu hai enunciato, perché comunque è l'unico personaggio della amministrazione che ha sentito, diciamo, la vicinanza di mandarmi un messaggio di auguri. Quindi questo, cioè, dopodiché il silenzio. Io chiaramente non voglio, poi dice parli sempre del sindaco, io non voglio parlare del sindaco. Il sindaco addirittura aveva detto, aveva fatto promesse, un altro Pinocchio, no? 50% risparmi sulla, ma lasciamo perdere questo argomento, perché ormai non sappiamo più cosa vedere e cosa sentire. Allora, chiudiamo con un SMS che è arrivato ora, la richiesta dei genitori dei bambini della scuola Semini di Caltagirone chiedono che vengano tolti i cassonetti davanti alla scuola. Se fosse possibile, questo non tanto per i genitori, ma per tanto per i bambini. Ecco, io credo che innanzitutto bisognerebbe salvaguardare gli spazi dove ci sono i piccoli, che tutto sommato sono quelli più deboli che possono... Ecco, gli altri grandi, certo, attrezziamoci. Ripeto, però la cosa scandalosa è che ci si strappa le vesti, ci sono alcuni che si strappano le vesti,
consigliere comunale con richieste di consigli straordinari o pseudo movimenti o presidenti di estrema destra che gridano allo scandalo per gli immigrati, le malattie e quant'altro. Guardate le malattie, per come è ridotta la città di Caltagirone, l'abbiamo portata di mano a casa nostra, per le immagini che abbiamo fatto vedere, e non sono soltanto nei posti di ricovero, di conferimento dei rifiuti, con tutto quello che annesso e connesso. Ma come ha detto Andrea, se andate nei parchi gioco, c'è tutto all'abbandono, pulizia non ce n'è. Se il capitolato è così come ha detto Andrea, e non ho motivo di dubitare, se la ditta che si è aggiudicato ha firmato quel capitolato con quegli oneri, perché non viene richiesta la stessa di ottemperare a tutti gli impegni assunti? Oppure ci sono altri motivi per cui la ditta non fa il suo dovere? Questa è la realtà. Ma dei semini, sì, ricordo ancora, ecco, i genitori dei bambini delle scuole, della scuola Semini di Caltagirone, chiedono che vengano rimossi. Ah, ecco, questi sono i cassonetti davanti la scuola. È ignobile questa immagine. Questa immagine è ignobile, come l'anno scorso davanti alla Montessori, la stessa identica cosa, o davanti al commerciale. Vergogna, davanti le scuole, queste immagini, dove ci sono bambini, ci sono ragazzi, e quelli dovrebbero essere gli spazi più tutelati. Tutta la città dovrebbe essere tutelata, ma questi a maggior ragione. L'auspicio è che chi di competenza possa assolvere in questo senso. Che aggiungere, Andrea? Basta. Ma no, io, ci facciamo male al fegato soltanto. Vabbè, ma la gente sapesse. Devo leggere tutti i messaggi che arrivano. Ci sforziamo. Dai, sono tutti gli stessi. Questo l'ho voluto leggere, ma perché interessa. Ma siamo nel 2014, dobbiamo parlare di futuro, dobbiamo parlare di attività. Ieri sera ho parlato che c'è stata venduta l'anima di questa città. Noi eravamo abituati a una città pulita. Dagli anni 60 Caltagirone fu premiata come una delle città più pulite d'Italia. Puoi andare anche più indietro, perché noi fummo in grado di tenere fuori la pestilenza. Fu premiata in questo senso. La città fino a 2 anni fa, fino a 2 anni e mezzo fa, era pulita. C'era un servizio di raccolta, c'era una pulizia, c'erano assessori, Enzo Di Stefano, che era praticamente la mattina usciva quando c'erano emergenze, la mattina usciva con gli operatori ecologici. Ed era vicino per risolvere i problemi, non per farsi belli, ma per risolvere i problemi nell'interesse sia degli operatori ecologici, ma innanzitutto della città di cui erano rappresentanti. Da quel momento in poi, da quando è cambiata l'amministrazione, la nostra città non ha avuto più rizzetto, come si dice volgarmente. Ora Andrea mi dice che la ditta ha questo capitolato d'appalto. Quindi viene pagata per espletare questi servizi. Allora perché non viene fatto il servizio? Questa è la domanda. Di chi è la colpa? Degli operatori ecologici che tu hai detto che fanno il proprio lavoro? Della ditta? Della ditta? Scusami Andrea, rispondi. La ditta? Secondo me la ditta ha iniziato... No, io credo che ci sia qualcosa di diverso. Ma la ditta ha iniziato... Perché non può essere che una ditta che si accolla a un servizio... Tra l'altro devo aggiungere... Aggiungo, tra l'altro, non è che qual ci è sono, il motivo? In sono questo masochisti, momento dai. O ci sono stati dei grossi problemi di pagamento, o ci sono stati dei problemi particolari, che hanno, o sciopero, cioè non c'è stata una... Un qualcosa da che criticità. C'è stata magari c'è stata qualche criticità. Situazione... E allora cos'è successo, Andrea? Allora cosa succede, Andrea? Lo domandiamo allora al mega assessore che ci dia una risposta. Va bene. Ma non perché lo chiedo io, perché lo chiedono i cittadini. Grazie Andrea, grazie a Rosario Bruno. Avrei voluto avere più spazio per parlare solo della Confcommercio, del programma. Ci impegniamo, quando avrai questo primo direttivo, di avere alcuni rappresentanti del direttivo con la tua presenza autorevolissima per cercare di buttare le basi di questo quadriennio che si prospetta davanti alla reggenza di Rosario Bruno. Intanto grazie, ci vediamo alla prossima. Grazie. Va bene, grazie, scusatemi, abbiamo sforato abbondantemente anche stasera. Va bene, pausa pubblicitaria e continuiamo il nostro programma.